Salve ragazzi, rieccoci. Grande Juve, grande Juve, grande Juve. Espugniamo Marassi 2-1 con la Sampdoria. Bravi ragazzi, abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo sofferto alla fine. E purtroppo, se pareggiavano, mi incazzavo con una bestia. Giustamente non l'hanno fatto perché non l'avrebbero meritato. Per quasi un'ora non hanno fatto nulla. Poi, per diciamo una mezz'oretta, hanno fatto un gol con Cassano, un giocatore che io non riesco proprio a digerire. Mi sta veramente antipatico Cassano, non capisco, e mi sembra molto arrogante come persona, molto 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 arrogante. E comunque ragazzi, facciamo un'analisi della partita come si deve. Diciamo ragazzi, porco cane, che la Juventus ha subito fatto il suo gioco. Adesso comincia a rigiocare bene anche Pogba. Infatti cosa succede? Succede che gli arriva una palla, lui la stoppa di petto e calcia di sinistra, un tiro che sembrava tranquillissimo, invece la palla va verso il fuori e rientra però verso il dentro. Secondo me è un gol fantastico di Pogba. Secondo me non è neanche volontario il suo gesto, però è un gran gol, è un gran gol. È veramente un grande gol. E poi diciamo ragazzi che dopo che la Juve ha trovato l'1-0 nel primo tempo, qualche azione la Sampdoria l'ha creata, anche senza creare problemi serissimi per Buffon. La Samp ha giocato, ci ha provato. Dopo certo, quando la Juve ripartiva, non ce n'era per nessuno, no? Pogba ha cercato in tutti i modi di provarci ancora, concludendo ancora anche Dybala. Dybala ha giocato molto bene, infatti è stato l'uomo partita almeno su Sky. E quindi niente ragazzi, nel primo tempo la Juve concluse su 1-0, però sembrava che questo 1-0 non volesse sbloccarsi. Invece alla fine si sblocca perché Dybala dà una palla al bacio per Khedira e Khedira all'esterno destro mette la palla dentro. Khedira ragazzi, se non si fa male, è molto forte. Khedira è molto forte. A centrocampo gioca bene, praticamente lui è sempre lì a centrocampo. Ogni volta che ha una palla di avversario lui è sempre lì a centrocampo a pressarli. Sempre lì a pressarli, scivolate, non gli lascia mai un attimo di respiro, deve giocare così. Va molto bene, bravo Khedira. 2-0 per la Juve, sembrava partita chiusa, no? E niente ragazzi, diciamo che praticamente la Juve poteva chiudere la partita con un lancio strepitoso di Bonucci. Mi sembra di Bonucci, sì, di Bonucci, per Morata di testa praticamente a porta sguarnita e la manda fuori, a parte il fatto che Morata era di pochissimo fuori gioco. Questo ragazzo secondo me è molto forte, però sta affrontando un momento di crisi pazzesco, deve assolutamente ritrovare il gol. Assolutamente deve ritrovare il gol, perché se non lo ritrova rischia di andare veramente in crisi questo ragazzo. Io ero contento che segnasse il gol del 3-0, primo perché ci chiudeva definitivamente la partita e secondo però soprattutto perché deve interrompere questo stramaledetto digiuno. Per questo poi l'azione dopo, la Samp fa una bella azione, la palla rimane lì in area, arriva Cassano e fa il gol del 2-1. E poi la Samp ci ha provato anche con Fernando che ha calciato di pochissimo fuori, però alla fine la Juve ha difeso bene, ha sofferto ed è riuscita a vincere. Sull'espulsione del giocatore della Samp hanno detto tutti che c'era e quelli della Samp hanno protestato molto perché dicono sempre che la Juve gli aiuti. Sì. Allora, sinceramente posso dire che secondo me il fallo poteva essere da giallo, secondo me non meritava il rosso, cioè in diretta vedi questo fallo e vedi che è molto pericoloso questo fallo, no? Dare il rosso non è uno scandalo, però secondo me il rosso a mio avviso non c'era, ma anche se non avesse dato il rosso di che cosa vi potete lamentare? Che magari non vi hanno dato una punizione al limite dell'area, ma una punizione non è un gol, cioè faccio per dire, cioè, state delirando, avete perso perché la Juve è più forte, punto, punto. Avete perso perché la Juve è più forte. Non mi sembra assolutamente che l'arbitro, che Mazzoleni abbia arbitrato a favore della Juventus. Non mi sembra assolutamente che abbia arbitrato a favore nostro.
Però ognuno ha le sue opinioni in merito. Intanto a tutti i gufi di merda io auguro, non auguro, auguro un buon campionato, perché all'inizio del campionato pensavate, e io lo dicevo, pensavate che la Juve potesse veramente rimanere quattordicesima come sembrava per voi. Invece la Juventus è la squadra più forte che c'è stata, che c'è e ci sarà in Italia, quindi è ritornata su dove gli compete per lottare per la vetta. E quindi mi dispiace ricominciare adesso a gufare per la Juventus, perché è l'unica cosa che potete fare, perché se anche quest'anno la Juventus vince questo campionato, come io penso che la Juventus vinca il campionato, perché sono convinto al 100%, al 100% che il Napoli è una squadra fortissima, in questo momento in uno stato di forma fantastico, come la Juventus del resto, forse il Napoli è anche in un momento di forma migliore della Juventus, di poco più avanti della Juventus, anche se aveva giocato col Frosinone, va bene, per carità. Però il Napoli secondo me è in un momento di forma strepitoso, anche la Juve, però il Napoli secondo me è leggermente sopra. Il Napoli ha un problema, che io lo dico, e sarà determinante quando secondo me la Juve vincerà il campionato. Il Napoli è una squadra discontinua, discontinua. Se tu al Napoli gli togli una pedina, la Juve ieri sera ha giocato con Hernanes. Ha giocato con Hernanes, poi ha fatto entrare Padoin. Quindi vi faccio perdere, la Juventus non aveva Marchisio a centrocampo, aveva Hernanes, che non ha fatto schifo, sinceramente. Ha giocato discretamente, ha fatto il suo. Se al Napoli gli togli un Hamsik, il Napoli va in difficoltà. Se gli togli Higuaín, il Napoli non è più nessuno. Chiaro? Se Juventus Napoli non ha Higuaín, il Napoli perde 2-3-0, non fa nulla il Napoli senza Higuaín, perché il Napoli Higuaín è dipendente. La Juventus ieri sera ha dimostrato di non essere Dybala dipendente, perché certo Dybala ha partecipato al secondo gol, però non è che se non segna Dybala la Juve non vince, la Juve ha vinto lo stesso, perché ha segnato Pogba e Khedira. Quindi il concetto è questo. Il concetto è che la Juventus, secondo me, quest'anno non è più forte del Napoli come organico, però la Juve secondo me è squadra, è più forte come squadra del Napoli. Anche il Napoli è fortissimo come squadra, però il Napoli conta tutto e fa tutto per Higuaín, e questo potrebbe essere un errore, perché io spero per il Napoli di no, ma se ti si fa male Higuaín, sono cazzi amari per il Napoli, perché dopo il Napoli per chi gioca? Non gioca più per il singolo giocatore, deve giocare solo da squadra e potrebbero non farcela. Quindi vi faccio per dire, non è una cosa così scontata che il Napoli vinca lo scudetto. Secondo me il Napoli non vincerà lo scudetto, però devo dargli il merito che è campione d'inverno, questo devo dargli il merito. Adesso la Juventus deve cercare, dopo 9 vittorie consecutive, che è un risultato pazzesco, ma che io sapevo che la Juventus avrebbe fatto, e l'ho sempre detto che la Juventus sarebbe tornata in vetta, ma nessuno ci credeva, nessuno ci credeva. Qualcuno poteva ci credeva, lo vedevo dai commenti, però principalmente ero io a dire: aspettate, inizio campionato, non critichiamo troppo Allegri, non gli rompiamo troppo il cazzo, perché il campionato è lungo, ci sono tante occasioni per recuperare, perché quando abbiamo perso proprio con il Napoli a Napoli, ci siamo svegliati, e magari a Napoli abbiamo rischiato anche di pareggiarlo alla fine, proprio con Morata, che era in un buon momento di forma. Quindi, diciamo, a parte il fatto che con il Napoli gli abbiamo regalato la vittoria, il secondo gol gliel'ha passato Hernanes, e Higuaín e Buffon non era stato impeccabile. Comunque, diciamo che ovviamente io sono contento di aver fatto credere ai gufi che la Juve non era più nulla. Sono contento di aver fatto credere ai romanisti che la Roma fosse nettamente più forte della Juventus. E per poco a Roma, come vi ricorderete il mio commento, a Roma la Roma domina per 85 minuti e fa 2-0, e la Juventus su 5 minuti per poco non fa 2 gol. Questo deve dimostrare che la Juventus prima non aveva tanto il gioco, no?
Però l'orgoglio, la grinta della grande squadra, se non c'era il miracolo supremo di Szczęsny su Bonucci, la Juventus pareggiava una partita praticamente strapersa. Quindi il concetto è che la Juventus ha grandi giocatori, dopo certo, a Roma la Juventus ha giocato una delle più brutte partite, su questo bisogna essere sinceri, ci sono stati degli errori clamorosi, come per esempio Chiellini non può far saltare Dzeko in quel modo tranquillamente. E mi è piaciuto il gol della Juventus del 2-1, dove ha fatto il gol di Dybala, dove Pereira è stato veramente molto bravo a sfruttare l'unico errore. Vedete, l'unico errore della Roma in quella partita l'abbiamo sfruttato. Poi da calcio d'angolo, ve l'ho detto, colpo di testa di Bonucci fantastico e l'ha presa Szczęsny con le punte delle dita, un po' fortunato come consigli con l'Inter. Ma questo è il calcio, ragazzi. Questo è il calcio. Io quando la Juve ha perso con la Roma non è che ho detto vabbè, abbiamo perso. No, mio padre ha detto: noi siamo già fuori da cosa scudetto, come fai? Siamo 8 punti. Io ho detto: babbo, aspetta, perché il campionato è lungo, ancora c'è tempo, voi te possiamo recuperare. E ragazzi, 2 punti dal Napoli siamo lì, siamo lì. La Juve è lì, è lì, è lì anche quest'anno. E anche se non vincerà, cosa che io non credo, anche se non vincerà lo scudetto, avrà dimostrato di essere comunque una grande squadra. Perché ha fatto una rimonta pazzesca, adesso la Juve deve continuare a fare quello che sa fare. Andrebbe bene anche un gol, anche un 1-0 a Udine, con un rigore che non c'è. No, stavo scherzando, no, non li voglio, non voglio favori arbitrali perché dopo. Stavo scherzando. E anche se non li abbiamo, dicono che li abbiamo, quindi non lo so, vabbè. Comunque io sto aspettando con molta ansia Juventus Roma. Voglio veramente distruggere la Roma. Voglio veramente che la mia Juve distrugga la Roma. Potrebbe anche non essere così. Però parliamoci chiaro, Garcia secondo me verrà esonerato a breve. Ne sono convinto. Poi lo vedremo perché dopo la prossima settimana la Juve gioca a Udine domenica. Poi mercoledì gioca a Roma contro la Lazio. Spiegatemi perché la Juventus dovrebbe giocare a Roma contro la Lazio dovrebbe giocare in casa. Spiegatemi da cazzo di logica, qui si vede che quanto potere ha lo Tito in federazione. Perché, allora va bene, la Lazio ha giocato in casa, la Juventus ha giocato in casa, perché bisogna giocare a Roma? Non ha un cazzo di senso. Ma possiamo giocare su quale campo vi pare, tanto tutti questi magheggi con la Juventus non funzionano, alla fine è il campo che parla. E fino adesso 9 vittorie consecutive, più la Coppa Italia 10 vittorie consecutive. E quindi io sono convinto che anche quest'anno la Juve potrà dire la sua, sia in campionato che in Coppa Italia. Secondo me la Juve può vincere quest'anno, può e deve vincere, che cazzo, deve vincere, dobbiamo un po' sbilanciarci, che cazzo. Il campionato è la Coppa Italia, in Champions, io ve l'ho detto, in Champions tutti dicono che la Juve è già spacciata, io non sono di questa opinione. Perché il pallone è rotondo, perché le partite si giocano, perché 2 partite sono 2 partite e ogni partita ha la sua storia, la Juve potrebbe anche con un culo della Madosca, per non dire altro, vincere 2-3-0 con il Bayern Monaco, potrebbe dominare il Bayern Monaco tutta la partita, poi magari alla Juve, che ne so, gli danno un rigore, poi magari fa 2 gol su rimpallo, che cazzo ne sai? Non 3-0 magari col Bayern, no. All'Allianz Arena lì sì che posso essere preoccupato, ok? Lì sì che posso essere preoccupato. All'Allianz Arena è una cosa abbastanza logica essere preoccupati, ok? Dato che mi sembra una cosa logica essere preoccupati quando andremo a giocare all'Allianz Arena contro il Bayern. Io in casa spero che la Juve tenti di fare quello che sa fare, tenti di imporre il suo gioco, magari non di prendere 7 gol come la Roma, mi sembra molto difficile che prendiamo 7 gol, però vabbè, almeno
al massimo secondo me ce ne fanno 2 o 3 al massimo. E quindi la Juve deve giocare bene, deve cercare di imporre il suo gioco. Io voglio vedere metterlo in difficoltà, voglio vedere Neuer che fa, deve fare miracoli su miracoli su miracoli per cercare di andare a casa senza perdere. Se la Juve farà questo e attaccherà con cattiveria il Bayern Monaco si impaurirà. Anche se è una squadra fortissima, poi certo in attacco il Bayern Monaco è fortissimo, quindi Bonucci, Chiellini e penso che rientrerà, quando rientrerà anche Barzagli, dovranno stare molto attenti e ovviamente Buffon non dovrà commettere nessuna papera, anzi magari se fai qualche miracolo ci potrebbe andare bene. Quindi ragazzi, questo è tutto, la Juventus. Grande Juve, grande Juve, grande Juve, grande Juve. Torna seconda. Ed è lì, ragazzi. Praticamente la Juventus domenica potrebbe già essere prima in classifica. Quindi, domenica forse no, perché non penso che il Napoli perda con il Sassuolo. Però, non si sa mai. Ciao ragazzi, è sempre Forza Juve, grande Juve. Ci vediamo mercoledì ragazzi con il commento di Milan Carpi di Coppa Italia. Ciao ragazzi, è Forza Juve.